sapete, lunedì, almeno secondo gli auspici del ministro del welfare Di Maio, il decreto dignità che contiene alcune misure sui contratti del lavoro. Ma insomma, queste misure, almeno secondo quanto è stato anticipato e preannunciato fino a questo momento, non piacciono a tantissime categorie professionali. In particolar modo oggi ci riferiamo alla Federazione Italiana dei Piccoli Esercizi e quindi anche a tutto quel mondo della piccola ristorazione, ma piccola insomma per modo di dire. Roberto Calugi, direttore generale di FIPE, buonasera. Buonasera a lei, pubblici esercizi, quindi abbiamo anche la grande ristorazione. Scusi, certamente ha ragione, ho messo piccoli ma era pubblici. Sa come sono un po' stanca, oggi sono in questa fiera che, come dire, è talmente movimentata che ci sta mandando in confusione. Andiamo alla sostanza della vostra, dei vostri rilievi mossi alle intenzioni del governo per la revisione appunto dei contratti di lavoro. Intanto, che cosa non vi piace secondo quello che sappiamo fino ad adesso potrebbe contenere il decreto dignità? Calugi. Ma guardi, come innanzitutto dice lei, stiamo ragionando su delle bozze. Non ci piacciono due considerazioni, mi lasci fare, una di metodo, una di merito. Sul metodo devo dire che il tema, quello della lotta al precariato e quella dei contratti a tempo determinato, è un tema talmente importante su cui ci piacerebbe anche avere un confronto, non solamente un provvedimento che cala dall'alto. Anche perché, come lei mi insegna, in questa maniera, soprattutto disciplinando attraverso i decreti legge così nel dettaglio delle discipline come i contratti a tempo determinato, di fatto si svuotano i contratti collettivi nazionali del lavoro, e questo non è mai un buon segnale, perché fai un abito uguale per situazioni differenti. Venendo al merito, ci preoccupano sostanzialmente due cose. Sicuramente l'abolizione delle causali rischia un'esplosione del contenzioso, cioè quasi un ritorno a quei livelli di contenziosi che c'erano precedentemente. E poi dall'analisi delle bozze non le nego che vedendo le causali come sono state descritte non si capisce bene in alcune fattispecie come vengano applicate. Le faccio un esempio così magari anche i radioascoltatori ci comprendono. Non so, si parla che non si applicano nel caso di incrementi non programmabili, ma allora so io, per la ristorazione sotto concessione, per capirci quell'autostradale, cosa succede? Che i tempi determinati valgono al massimo 12 mesi? Questo onestamente ci sembra un rischio che non si può correre, soprattutto in un momento in cui le imprese finalmente stanno riprendendo un po' l'abbrivio. Certo, io purtroppo, guardi, devo già salutarla perché devo dare la linea alla...